Ciao, mi chiamo Steve, ho 27 anni, vivo a Castelpiano, sono di origine albanese, Tirana, perché Tirana è un posto molto fantastico, meraviglioso e Mi chiamo Stefano Cucignello. Mi chiamo Iva. Mi chiamo Tiziano Sabatini. Mi chiamo Francesco Scarponi. Roberto Cesarini. Ho 30 anni. 22 anni. Ho 23 anni. Ho 21 27. Mi piace guardare la televisione, leggere fumetti. A me mi piace fare uniforme e rossi. Pratico uno sport, ovvero il nuoto. Mi piace camminare all'aria aperta. A me mi piace andare a cena fuori, a cavallo, a fare passeggiate. Yaromedin. Il progetto Sabios nasce da due esperienze di AIAB. La prima è proprio la scuola esperienziale itinerante che è stata realizzata in Veneto, dove si è applicato il concetto del fare per conoscere. Dall'altra parte c'è stato un progetto fatto insieme alla cooperativa sociale Frontiera Lavoro e il progetto si chiamava Coltivare Talenti, dove abbiamo iniziato a lavorare creando dei laboratori esperienziali, appunto. Finita questo progetto, molti hanno chiestoci: ma come continuiamo? Cosa facciamo? Allora, noi, non avendo come AIAB un'azienda agricola, abbiamo pensato di ricreare questo concetto di itinerante. È un percorso, un viaggio, un'esperienza che abbiamo fatto con i ragazzi e attraverso tutto un anno agricolo, quindi tutte le 4 stagioni, in 8 aziende agricole diverse dell'Umbria. E quindi la scuola sta nell'imparare attraverso l'esperienza. In ogni azienda un'attività diversa, in quanto le aziende sono molto diversificate per attività. Abbiamo fatto olivicoltura, viticoltura, aziende agricole con ortaggi e serre, siamo andati in agriturismi che hanno anche animali e che hanno locali predisposti all'accoglienza, alla ristorazione, e questo ha permesso molto anche la specializzazione di ogni ragazzo nell'attività che lo gratificava maggiormente, lo faceva sentire più a proprio agio, e quindi anche creare dei percorsi individuali per rafforzare la loro autostima e le capacità che potevano poi mettere in campo. Il concetto base è proprio quello di coinvolgere queste persone nell'attività, affiancandole sia all'operatore aziendale sia all'operatore sociale e a qualche tecnico che gli motiva il fatto di stiamo facendo questo per questo motivo, stiamo perseguendo questo obiettivo. E il tutto cercando di fargli seguire il ciclo biologico naturale. Tanti dei prodotti che qui al Godo vengono venduti sono prodotti che loro hanno magari iniziato a seminare nelle fitocelle, poi a trapiantare le piantine, a curarle, raccoglierle e portarle in vendita. Grazie al progetto Sabios siamo riusciti a realizzare entro i tempi agronomici i trapianti. Infatti oggi i ragazzi, come si può ben vedere, stanno finendo di trapiantare le ultime zucche della stagione e mi aiutano a fare i trattamenti per far sì che i nostri prodotti arrivino a compimento del ciclo biologico. L'azienda ha giovato di una continuità di persone che danno una mano costantemente e attraverso una calendarizzazione.
grazie alla presenza dei ragazzi tramite un calendario ben preciso, quindi comunque sia sappiamo quando i ragazzi arrivano in campo, ci aiutano e ci agevolano in quelle lavorazioni dove io solo non sarei in grado di fare. Grande forza di volontà che hanno talvolta è anche poi godibile dal punto di vista proprio pratico, perché noi con loro facciamo dei laboratori che vanno dalla semina al trapianto alla raccolta dei prodotti. Il momento, proprio se dovessi descriverlo, è il momento in cui trapiantiamo, quindi il momento in cui mettiamo la piantina sottoterra, la cura che gli va data, e a me il trasmetterlo loro è da tanto. La nostra esperienza nel progetto Seibios è stata ed è molto interessante perché innanzitutto non sapevamo bene come ci saremmo, quali sarebbero potute essere delle attività che, oltre a essere comode per l'azienda, perché noi cercavamo proprio questo, riuscire a trovare delle attività che potessero essere allo stesso tempo funzionali per i ragazzi ma allo stesso tempo anche utili per noi. Poi la cosa invece è avvenuta piuttosto spontaneamente, i ragazzi sono venuti e piano piano abbiamo fatto dei giri dell'azienda per cercare di capire quali potevano essere le cose che anche loro sarebbero più piaciute, e in modo molto spontaneo sono andate delle attività che sono andate bene, i ragazzi l'hanno fatte con piacere, noi ci siamo divertiti, si è creato subito un clima molto familiare, molto spontaneo, i ragazzi sono subito ricordati i nostri nomi, ci chiamavano con un sorriso, insomma è stato molto leggero. Dal sociale già da quando avevo 20 anni, ho fatto tantissimi campi scuola con i ragazzi, per cui c'è un certo tipo di rapporto amichevole con loro, riesco a saperli prendere praticamente, e quando li sai prendere i ragazzi apprendono subito. Ho avuto un'esperienza stamattina proprio che a una ragazzina che non aveva mai fatto un lavoro, non aveva mai trapiantato niente, dopo 5 minuti sapeva trapiantare come me, chiaramente con i suoi tempi, no? Che non sono i tempi miei, però con i suoi tempi, il lavoro in maniera perfetta, e ti trasmettono quel calore umano, quella spontaneità, vengono qua, ti abbracciano, quell'abbraccio sincero, quell'abbraccio fatto d'amore, in cui ti dicono guarda io ti voglio bene, cioè io se metto a piangere basta. La relazione e il rapporto all'interno della nostra azienda agricola ha fatto sempre la parte principale, perché immaginate, lavoriamo totalmente sempre con le persone, no? Per noi è totalmente fondamentale venire nei campi la mattina presto anche con questi ragazzi e avere un clima totalmente d'amicizia, familiare, che
ci arricchisce veramente dentro, a parole forse è anche difficile potervelo spiegare, vorrei far star con noi dei giorni per quanto farvi capire quanto ci divertiamo poi realmente. Tiziano ha fatto parte di questo progetto molto 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 interessante, perché lui ha iniziato con parecchia ansia, diciamo, di essere capace di essere, invece cammin facendo è stato molto molto soddisfacente vedere i progressi che ha fatto e vedere che tornava soddisfatto da casa dal lavoro che aveva fatto fuori, che era stato molto molto bene. E poi era molto soddisfatto quando riportava a casa qualche prodotto, qualche cosa, per cui era proprio felice, dice guarda, questo è opera mia. Perché per questi ragazzi, come nostro figlio, è importantissimo lavorare all'esterno, non stanno sul divano come tanti altri ragazzi fanno, e si può vedere che effettivamente il loro lavoro produce un prodotto e sono felicissimi di farlo. Inoltre fanno amicizia tra di loro e sono comunque sempre seguiti dagli operatori, e sono sotto controllo, hanno comunque un punto di riferimento, che questa è la cosa principale. Per questo colgo l'occasione proprio di ringraziare. In termini di testimonianza, questa esperienza sicuramente lascerà ai ragazzi un'importante impronta che porteranno all'interno, diciamo, del proprio vissuto, e magari potrà essere anche volano per inserire questi ragazzi all'interno, diciamo, di aziende che in un certo qual modo abbiano la volontà di inserire dei ragazzi che sicuramente possono dare molto alla collettività all'interno delle proprie aziende, e quindi, diciamo, crescere ancora di più il valore sociale. Per noi educatori sociali è importante, in quanto si dà la possibilità a ragazzi come Roberto, con delle capacità e delle attitudini, di poter comunque un domani essere inserito anche in un contesto lavorativo simile. Il progetto è una sintesi perfetta dell'impegno e il lavoro di Felcos Umbria come associazione di comuni per lo sviluppo sostenibile, perché mette al centro dell'agricoltura i beni relazionali e il benessere delle persone, e quindi una maggiore capacità di poter interagire con il proprio contesto di riferimento da un punto di vista fisico, sociale ed economico, e farlo in modo sostenibile, inclusivo e aperto. Il progetto è un'esperienza bellissima che come associazioni di comuni vogliamo continuare a far crescere. Apprezziamo molto che ai ragazzi vengano proposte diverse attività in diverse aziende, perché è importante anche per loro differenziare molto, no? le proprie anche abilità, le proprie capacità su contesti diversi, come chiunque di noi, no? Non facciamo sempre le stesse cose, ma appunto ci piace anche differenziare, per cui penso che sia un progetto davvero molto, molto interessante. Anche all'interno della nostra attività agricola loro hanno potuto fare, sperimentare diverse attività con un discreto successo. L'essenza di questo progetto è davvero trovare strade nuove per poter permettere a ciascuno di entrare in relazione con l'altro, ma capire che dietro ogni relazione c'è un lavoro che può essere anche un lavoro manuale, semplice, agricolo, come quello che facciamo qui.
ragazzi sono stati impiegati nelle nostre vigne praticamente in tutte le operazioni, dalla potatura invernale alla potatura verde primaverile estiva, e ora impegnati nella raccolta, raccolta da cui speriamo fra l'altro di ottenere un bel vino che sarà proprio il loro vino. E per loro vino intendiamo proprio un vino ricavato dalle 4-5 file di uve che hanno curato loro dalla A alla Z. Quindi hanno anche aiutato poi nella lavorazione in cantina e credo siano molto soddisfatti del loro prodotto, del lavoro, del frutto del loro lavoro. In realtà già c'era, perché già ci conoscevamo prima dell'inizio del progetto con la maggior parte dei ragazzi, un paio forse no, però diciamo il gruppo, essendo molto molto collaborativo, amichevole, è stato abbastanza semplice sia l'inserimento quotidiano. Essendo stati quasi un anno, hanno fatto tanti tipi di attività, quindi dal momento al momento dei trapianti, le semine. Molto importante è stato il lavoro che abbiamo fatto il mese scorso, ad agosto, subito dopo aver trapiantato. È stata un'annaffiatura a mano che è stata fondamentale per garantire, nel momento di massimo calore e vulnerabilità delle piantine, garantire l'acqua in maniera puntuale e specifica. Abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto la raccolta delle zucche, abbiamo fatto le zappature, abbiamo fatto i trapianti di queste, anche queste qua, queste zucchine, forse si riescono a vedere, queste sono state trapiantate i primi di agosto. L'agricoltura sociale coglie in pieno la multifunzionalità dell'agricoltura, che con tutte le attività che propone, tutte le sue sfaccettature, mette in atto delle vere azioni per rafforzare le dinamiche di gruppo, creare quindi diciamo una coesione tra il gruppo che si è poi sviluppata anche in delle amicizie, e soprattutto abbiamo lavorato molto sulla loro autonomia, quindi renderli autonomi nel lavoro, nell'apprendimento, anche per dire raggiungere i posti di lavoro, gli spostamenti, e li abbiamo visti crescere appunto soprattutto verso questo aspetto. Chi magari ancora aveva difficoltà anche a cambiarsi, a mettersi le tute di lavoro, adesso lo sa fare perfettamente, sanno svolgere mansioni in autonomia, sanno scegliere con chi gli piace di più lavorare o dove gli piace stare, in quale situazione insomma focalizzarsi, e soprattutto diciamo vediamo anche che si stimolano a vicenda. È un momento, oltre che socializzante, anche di grande supporto agli operatori sociali, agli assistenti sociali, agli istituti che sono sempre in affanno per carenza di fondi, per numero di personale, e in questo caso l'agricoltura viene a supporto, e forse il vero salto di qualità di una legge lo si fa nel pensare appunto che il welfare si costruisce anche in questo modo, non solo dicendo che l'agriasilo o qualche altra cosa sono interventi sociali, ma affiancare i servizi per quello che l'agricoltura può dare. Senta, Iva? Vai, versa un pochino l'olio. Dico io basta, vai. Certo.
L'applauso per Iba e Teresa. Che bello. Che bei piatti.